A causa del mancato stanziamento delle risorse economiche da parte della Regione, è stato interrotto il servizio di assistenza agli alunni disabili della provincia nissena. È quanto denuncia in una nota inviata agli organi di informazione Maria Grazia Pignataro, presidente dell'Istituto per i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo e Autismo, che prosegue affermando che nel pomeriggio di ieri il libero consorzio comunale di Caltanissetta ha provveduto con apposita nota protocollare ad informare dell'interruzione le cooperative accreditate. La sospensione dei servizi scolastici di base per gli studenti disabili, prosegue indignata Maria Grazia Pignataro, costituisce interruzione di pubblico servizio e quindi si configura come un atto perseguibile penalmente, meritevole di immediate denunce alle autorità competenti. Gli studenti disabili hanno diritto a frequentare le lezioni fino all'ultimo giorno utile e a sostenere gli eventuali esami. È necessario, conclude il presidente dell'ISPED, coinvolgere ancora una volta il prefetto e i sindaci della provincia nissena perché intervengano in modo repentino e determinato nella delicata questione, fornendo un contributo decisivo per una sua rapida risoluzione.